personalmente, però ovviamente sono tutti apprezzati ospiti di questa riunione, di questa presentazione. Un saluto al coordinatore in primo luogo della pubblicazione, di colui che l'ha in un certo modo inventata, è il professor Angelo Nicosia, che da sempre ci ha proposto inizialmente, 6 anni fa ormai, quindi sono già parecchi anni, vero Angelo, che ci propose questa pubblicazione e sembrava dovesse essere solo un numero per quell'anno. Invece di volta in volta l'appetito viene mangiato e ci siamo resi conto che poteva essere continuata grazie alla collaborazione di coloro che hanno fornito e forniscono i testi, i saggi appunto, e sono numerosi. In particolare, se ne parlerà poi dopo, se ci sarà l'occasione, potranno anche porgere un breve saluto, immagino, vero Angelo, che vero Gaetano, i relatori, gli autori dei testi di quest'anno, che voglio nominarli io, li nominerà poi anche il relatore, perché esaminerà attentamente ciascuno dei testi presenti, sono Elisa Antonini ed Alessandro Tanzilli. Angelo Nicosia ovviamente è di per sé appunto autore e coordinatore, Luca Corino non l'ho visto però, vero? È peccato, perché Luca Corino è colui che ci ha fornito un testo particolarmente interessante, tutti interessanti i testi, ma è un testo di cui poi si parlerà, sugli statuti di Fontanarini. Del comune di Fontanarini credo che debbano esserci qui dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, non ancora arrivati, ma ci sono i cittadini di Colferice, anzi le cittadine di Colferice, che saluto, tanto di Fontanarini. Chiedo scusa, City di Ura Verdes. Va bene, e tanto la professoressa Troia quanto la professoressa Pistini, appunto. E dicevo, Giovanna Coppola e Rominarea, Alessandro Rosa, Costantino Edecola, un nome pure che si ripete negli anni su questa nostra pubblicazione, Ferdinando Corradini, che è un po' di casa qui, e un ultimo intervento è il mio, ma ovviamente gioco in casa e quindi non posso dire altro. E sempre interessante e particolare appunto il lavoro di Angelo Nicosia, che comincia a lavorarci già una volta presentata questa pubblicazione, lui già pensa al prossimo numero, e quindi penso che si possa già prevedere che per il prossimo anno, se non in dicembre, quanto sotto le feste natalizie, non riesce a ripresentare la pubblicazione, che pure viene stampata entro i mesi di dicembre, quindi pensiamo che già per il prossimo anno si possa pensare al numero 7, così ci auguriamo almeno. Dunque, interventi tutti interessanti. A me fa particolare piacere sapere che nell'introduzione Angelo Nicosia ha voluto ricordare alcuni studiosi, di coloro che purtroppo non ci sono più. Eugenio Maria Béranger è stato ricordato qualche tempo fa in occasione del primo anniversario della sua morte. Oltretutto, in questo volume, in questo sesto volume, manca la seconda parte di un suo intervento che era previsto. Fontanarini è arrivata, appunto, quindi benvenuti, appunto c'è anche il sindaco di Fontanarini che saluto cordialmente, il dottor, prego, non so se Gianpio Satracco con l'assessore Troia, forse Mario procura un po' di soldo per favore, o porta il qui davanti, sì, qui davanti. Sto dicendo che saluto del fatto che in pubblicazione manca la seconda parte dell'intervento previsto nel giorno di oggi, perché purtroppo è venuto nel frattempo. Un'altra persona che viene ricordata, cui Angelo Nicosia è dedica l'intervento alla sua presentazione, è Generoso Pistilli, qui gioco in famiglia, il mio socio, curioso anche lui,
del territorio che Angelo ha voluto opportunamente ricordare, e di questo lo ringrazio. Era sempre presente appunto a queste manifestazioni, e di questo ringrazio Angelo per averlo voluto ricordare. Non mi soffermo molto sui testi, perché appunto è compito di Montanari, di un testo redatto da Luca Corino, che non è qui presente oggi, ma che già aveva collaborato al Louvre dello scorso anno, che sono gli statuti di Fontanarie del 1625. Gaetano De Angelis se ne parlerà in modo molto più approfondito, però a me è parso particolarmente interessante, piacevole da tutti i punti di vista, dal punto di vista storico, anche dal punto di vista della lingua italiana, ma dal punto di vista anche della vita delle nostre comunità, dal punto di vista amministrativo.